eri tu. Adesso il medico che ti dice, come ti senti? Bene, sei sicuro? Oggi hanno bisogno di malati nuovi per emettere farmaci. Guardate che sono sempre gli stessi. Dalla storia non abbiamo capito niente. È inutile la memoria, l'olocausto. Non abbiamo capito niente. La storia non ci insegna mai niente. Siamo sempre sull'orlo della barbarie. Quando ho visto Berlusconi piangere ad Auschwitz dicendo voglio portare qui il prossimo anno i miei figli, mi si è accaponata la pelle. Perché ho detto i tuoi figli, Berlusconi, dovresti portarli a tre chilometri da Auschwitz, dove c'è Auschwitz 2. Non è una battuta, c'è Auschwitz 2, un campo di concentramento dove sono stati fatti fuori 30.000 ebrei stati fuori da lavoro, ma è un campo di concentramento non fatto dai nazisti, l'ha fatto un SPA, un'azienda, e ci ha fatto morire 30.000 ebrei di fatica per farli lavorare gratis. Questa azienda si chiamava IG Farben, quella che fece lo Zyklon B. Una tonnellata di Zyklon B serviva a far morire 1 milione di persone. Ne ha fatto 500 tonnellate, l'ha prodotto fino al 1945 per far fuori 500 milioni di persone. E quando l'amministratore delegato della IG Farben al processo di Norimberga è stato interrogato e il magistrato gli ha chiesto lei dovrà rendere conto alla sua coscienza, dovrà rendere conto alla storia, lui si è alzato e ha detto la mia coscienza può rendere conto solo ai miei azionisti. La IG Farben, signori, la IG Farben non è scomparsa, ha solo cambiato nome, sono sempre gli stessi. Oggi si chiama Bayer e lo slogan della Bayer oggi è meno dolore a questo mondo. Sono sempre gli stessi e la Bayer e le Big Pharma, che sono 5 dei grandi multinazionali del farmaco, a marzo del 2004, il primo marzo, hanno decretato, senza che noi sapessimo nulla, hanno fatto un'operazione disgustosa, perché sono dei serial killer, hanno bisogno di malati. Chi sono i malati nuovi di cui hanno bisogno? Sono i sani che non sanno di esserlo malati, sono i malati immaginari, quelli cronici che ti porterai avanti tutta la vita, sono i sani. E nel 2004 hanno abbassato le soglie della patologia delle tre malattie più sviluppate da noi, il colesterolo, il diabete e l'ipertensione. Abbassando le patologie hanno aumentato di sani, che erano sani a marzo, ma il 2 di aprile erano in coma. Tu ridi. Allora, abbassando le patologie, hanno formato 200 milioni di gente che era sana e che adesso è malata e si deve curare, e hanno bisogno di prevenzione. In televisione, il portatore nano di Democrazia era ieri in televisione a dare i miliardi nella prevenzione. Noi diamo i miliardi alla prevenzione, i 17 settimanali scientifici del mondo, i direttori hanno fatto una lettera pubblicata a tutto il mondo, tranne che in Italia siamo sempre in leggera controtendenza. Dicono, signori, non date più soldi alla ricerca, non date più soldi alla ricerca, perché il ricercatore puro non c'è più, sono tutti sotto contratto delle multinazionali, nell'università non esce più un cazzo che le case farmaceutiche non vogliono. Bene, bene, volete che proseguo? Siamo in diretta con la televisione svizzera, io devo tutto a un direttore sanitario della sanità svizzera, si chiama Dominighetti, un uomo che va in giro a dire queste cose, a informare la gente sulla prevenzione. Berlusconi dà 10 miliardi di lire per la prevenzione per il tumore al pancreas. Questo è l'esempio di come funziona la prevenzione, stai molto attento. Io non ti dico di non farlo l'esame per il tumore al pancreas, però devi capire, devi conoscere che cos'è il tumore al pancreas, poi ti fai fare tutti gli esami che vuoi, la conoscenza. Allora, il tumore al pancreas è un tumore rarissimo, 11 casi su 100.000, un tasso di mortalità nei 5 anni del 100% e non c'è cura. Che cazzo me lo dici prima? Abbiamo gli oncologi sul palco, voi mi potete smentire, signori. Allora, Walsh, il professor Walsh,
quello che ha creato l'esame del PSA alla prostata. Tutti dopo i 50 anni ti dicono fatti un esamino alla prostata di sicurezza, di prevenzione. Bene, Walsh, che ha inventato l'esame del PSA, è lui che dice state attenti, non fatelo, perché non è attendibile. Non è attendibile, vuol dire che il PSA sbaglia del 50%, non distingue una prostata dal tumore a una prostata ingrossata, non distingue una prostata ingrossata, è normale dopo i 50 anni. Fammi, girati un po', fammi sentire, è leggermente grossa, ti pisci un po' addosso, dimmi la verità, no, bene. Volete che continui? Sarò una cosa perfida, vi arriva adesso, continuo? Bene, se non distingue una prostata dal tumore da una prostata ingrossata e ti fai fare l'esame preventivo e diventa positivo, cosa fai? Ti fanno il prelievo, la biopsia. E non è detto che ti fanno 18 prelievi, 9 davanti e 9 dietro, ci sono i primari là. E non è detto che ti prendono proprio il pezzo di prostata tumorale se hai il tumore. Possono prendere il tessuto sano. Quindi non hai mai la sicurezza. Queste cose io voglio conoscere. Gli svizzeri, che sono precisi, hanno preso cadaveri di persone di 90 anni morte di vecchiaia, gli hanno fatto l'autopsia in Svizzera, sai che vogliono andare a vedere tutto gli svizzeri? Hanno scoperto il 100% dei morti, tutti avevano un tumore alla tiroide, ma non erano morti per il tumore alla tiroide. Il 95% avevano il tumore alla prostata, 950, ma non erano morti col tumore alla prostata, erano arrivati a 90 anni ed erano morti di vecchiaia. Si può anche convivere con una malattia senza accorgertene. Allora, prima di farvi fare screening, esami, diagnosi precoci, informatevi sulle cose, perché sono pericolose. Lo sanno i primari, ormai diventati non so neanche loro. I primari, che devono fare passare il tempo nelle scartoffie, nei documenti, perché hanno un cazzo di manager sopra che se hanno un letto vuoto li pianta un casino ai primari. Gli ospedali sono diventati così, ti fanno un'operazione al cuore, una valvola nel cuore, l'ospedale ti deve dimettere dopo 3 giorni perché sennò costi di più all'ospedale. Dopo 3 giorni ti mandano a casa, dicono metti una mano qua, spinga così e vado a casa, non levi la mano. E nei centri di riabilitazione invece ti tengono dentro perché prendono 500.000 al giorno dalla regione. Quindi i sani vengono tenuti dentro, i malati vengono dimessi. Questa è la nostra situazione. Abbiamo le malattie, le finte malattie. Il British Medical Journal, ci sono i primari lì, il British, pubblicano l'elenco delle non malattie dicendo state attenti, se avete una cosa così non è una malattia, non fatevi screening, non fatevi diagnosi precoci, non è una malattia. La prima, illness, essere pelati, non è una malattia, è una condizione da sfigati, ma non è una malattia. L'intestino irritabile, non è una malattia. L'osteoporosi, lo dice il British Medical Journal, il quarto giornale scientifico del mondo, l'osteoporosi non è una malattia. La menopausa non è una malattia, la cellulite non è una malattia, la deficienza di testosterone non è una malattia, la vecchiaia non è una malattia, non è una malattia la vecchiaia, ogni tanto bisogna invecchiare e ogni tanto bisogna anche morire, cazzo! E non vuole più morire nessuno, porca puttana! La gravidanza non è una malattia, la gravidanza, il 30% dei parti vengono fatti con un'operazione che si chiama taglio cesareo, perché si sono inventati i ginecologi. Il ginecologo, una volta c'era l'ostetrica, te devi partorire, l'ostetrica ti faceva partorire tenendo conto della legge di gravità, ti metteva così, il bambino scendeva per legge di gravità, il ginecologo ha detto che cazzo è troppo semplice, li mettiamo con le gambe in su e tiriamo il bambino dal basso verso l'alto. La disfunzione erettile non è una malattia, te che fai tutto sto casino qua, non è una malattia la disfunzione erettile, la fobia sociale cronica, la sindrome, quelli che sono sempre stanchi, la malattia stagionale, quelli che sentono le stagioni, è la vita, l'ansietà, 12 milioni di persone prendono una pillola per dormire, 14 milioni di persone prendono una pillola per cagare, non caghiamo più, somatizziamo tutto qui, facciamo degli stronzi di travertino. L'ansia del pene piccolo, ma che cazzo di ansia, prendi uno con la fighetta corta, che cazzo te ne frega? Il gomito del tennista, la sindrome del ristorante cinese, sono gli involtini primavera.
Bene, bene, io ho finito.